Sweat Shabbat Shalom a tutti voi e benvenuti al sermone di questa settimana. Per la porzione di Torah chiamata Itro o Getro, che è la porzione di Tora uh, appunto di questa settimana, che verrà letta in tutte le sinagoghe del mondo, in Israele, così come in tutte le congregazioni messianiche delle nazioni e in Israele. Per quanto riguarda le scritture. Che abbiamo letto per la porzione di Torah, abbiamo letto dal libro dell'Esodo, al capitolo 18, versetto 1, fino al capitolo 20, versetto 23, e poi per la porzione di Haftarah, o porzione profetica, abbiamo letto dal libro di Isaia, al capitolo 6, versetto 1, fino al capitolo 7, versetto 6. E anche dal capitolo 9, versetto 5 e 6, questo per il rito Askenazita, mentre per il rito Sefardita abbiamo letto dal capitolo eh, 6, versetti 1 fino al versetto 13 del libro del profeta Isaia. E per il Brit Kadasha, o Nuovo Patto, Nuovo Testamento, le abbiamo letto individualmente dalla prima Giovanni. Capitolo 5, versetto 1 fino al versetto 11 e anche dal eh, Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 8 fino al versetto 20. Leggiamo dal libro dell'esodo, al capitolo 18, versetto 1: Or, Jethro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto ciò che Adonai aveva fatto per Mosè e per Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Nello studio della Torah della scorsa settimana, Elohim aveva portato Israele fuori dall'Egitto, fuori dalla schiavitù, e aveva diviso per il suo popolo le acque del Mar Rosso per salvarli dal faraone e dagli egiziani. Elohim aveva provveduto anche ai bisogni del suo popolo nel deserto facendo piovere la manna dal cielo e facendo sgorgare miracolosamente dell'acqua da una roccia. Questa settimana nella parasha Itro il suocero di Mosè appunto chiamato Itro o Getro viene da Madian insieme alla moglie di Mosè e ai suoi due figli per incontrarlo nel campo degli israeliti dove sono accampati. Dopo aver sentito dei grandi miracoli che Elohim aveva compiuto per liberare il suo popolo Mosè impara quindi a delegare. Leggiamo dal Libro dell'Esodo, capitolo 18, versetto 14. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse, Chi è, Che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera. Idrò si rallegrava con Mosè per tutto ciò che Elohim aveva fatto per Israele, ma il giorno seguente... Quando Itro, uh, Itro vide che Mosè trascorreva lunghe ore a giudicare il popolo, era preoccupato per la tensione che gravava su Mosè. Il suocero di Mosè gli consigliava saggiamente di nominare altri uomini che occupassero posizioni di comando per aiutare a portare il peso della guida del popolo, per evitare quindi che Mosè si logorasse nella salute. Anche noi. Dobbiamo stare attenti a non consentire al nostro lavoro, che non, eh, non importa quanto sia impegnativo, di occupare così tanto del nostro tempo che il nostro benessere e le nostre relazioni ne possano risentire. Dobbiamo trovare altri a cui possiamo delegare alcuni dei nostri doveri per dare più equilibrio alle nostre vite. La parola di ehm, Adonai ci dice che quali qualità cercare nelle persone. Uh, chiamate appunto ad avere dei compiti che noi possiamo delegare loro. Devono essere persone oneste, devono essere timorate di adonai e soprattutto viventi nell'onestà, qualità molto difficili da trovare in persone appunto che ci sono intorno ed è importante trovarle proprio per la nostra incolumità sia fisica che mentale e anche spirituale soprattutto. In Esodo capitolo 18 versetto 21 Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temano Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno ingiusto e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Sappiamo quanto è difficile guidare. Le proprie pecole, pecore, le, le persone che Dio ci ha affidati. Ed è importante sapere che Dio ci presenta sempre la possibilità di poter delegare alcuni compiti, parti della nostra vita quotidiana ad altre persone, patto che siano appunto come dice la Scrittura, delle persone fidate e che non vogliano appunto essere legati al denaro attraverso il guadagno ingiusto. Questo è importante ed è importante pregare ad Adonai perché lui ci possa donare delle persone realmente in Yeshua, realmente in lui, che vogliono realmente servire Adonai e non manipolare il denaro. E la vita non è progettata per essere appunto uno sprint veloce, ma è una maratona, una lunga maratona e richiede tanta resistenza, una resistenza che umanamente non potremmo mai avere se non attraverso la forza che ci dà Adonai, la forza del uh, bufalo appunto che richiediamo in lui. Se vogliamo perseverare quindi fino alla fine, così come fu per Paolo, e proprio come Getro consigliò a Mosè, in questa scrittura non dobbiamo sovraccaricare noi stessi con pesi che non possiamo sostenere, perché ogni prova che Dio ci dà, che Adonai ci dà, ce la dà in base alla nostra possibilità di sopportarla. Non ci dà mai una prova che noi non possiamo sopportare umanamente. Infatti si legge in Proverbi 23, versetti 4 e 5, Non affaticarti per diventare ricco, rinuncia al tuo intendimento, vuoi fissare i tuoi occhi su ciò che scompare? Poiché la ricchezza metterà certamente le ali come un'aquila che vola verso il cielo. E anche per questo, fratelli e sorelle, devo dire quanto sia importante essere obbedienti ad Adonai e come per noi è importante salvare, mettere da parte dei soldi per poter fare la volontà di Adonai per poter compiere quello che Adonai ci chiede, ma anche aspettare la benedizione di Adonai attraverso altri che possano giungere a noi per poter essere di benedizione ancora ad altri. È importante sapere che tutto ciò che facciamo lo facciamo per uno scopo e non lo facciamo solo per goderne personalmente, ma per essere poi canale di trasferimento, per rendere elevato quello che è... Un semplice danaro, lo spicciolo, il, la moneta, la carta, non avrebbe alcun valore se non fosse elevato ad Adonai, se non fosse utilizzato come canale di benedizione. Mosè ascoltò suo suocero e ciò rivela il tratto caratteristico di Mosè che è l'umiltà dovremmo essere grati, quindi, e non difensivi quando Adonai manda qualcuno nelle nostre vite a darci la correzione necessaria per il nostro bene e per il bene degli altri. E molti servi del Signore, ma anche persone che conosciamo intorno a noi e noi stessi spesso ci sovraccarichiamo e questo non fa sì che possiamo godere della pace che Dio ci vuole dare. È importante che ognuno di noi viva la serenità anche nello Shabbat che si viva pieno la pace dello Shabbat che Adonai ci dona e che non siamo così sovraccaricati da lavorare anche quando Adonai ci chiede proprio di servirlo, servirlo per essere ripieni della sua scrittura, per far sì che quella che è la scrittura possa essere mangiata e digerita, che possa essere di benedizione e una volta digerita possa essere elevata a lui, che possa essere anche canale di benedizione per altri. Ma se noi stessi siamo stanchi e non riusciamo a fruire di questa benedizione che Dio ci vuole dare, se la nostra mente è così stanca da non poterla assorbire come possiamo essere noi di benedizione quindi è importante che i servi di adonai siano fortificati dalla parola ogni giorno e fortificati nella preghiera ogni giorno è importante pregare pregare gli uni per gli altri e sostenerci gli uni con gli altri perché solo attraverso la preghiera si arriva ad essere cibati ogni giorno della sua Torah e a ringraziarlo ogni giorno di ciò che lui ci dà, che possa essere un frutto, possa essere la sua parola viva o possa essere un oggetto che possa essere utilizzato proprio per servire gli altri e benedire gli altri attraverso la nostra vita. Però è importante essere anche nella pienezza della pace dello shalom che Adonai ci dona. Parliamo della voce del Signore. E Mosè salì a Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo, così dirai alla casa di Giacobbe e dirai ai figli di Israele, ora dunque, se davvero obbedirai alla mia voce e manterrai la mia alleanza, allora tu sarai per me un tesoro speciale sopra tutte le persone, perché tutta la terra è mia. Si legge in Esodo al capitolo 19, versetto 3 e versetto 5. In questa parasha i figli di Israele si accampano di fronte al monte Sinai e Mosè sale sulla montagna per incontrare Adonai. Sulla montagna Elohim ordina a Mosè di dire alla casa di Giacobbe e anche figli di Israele, questi i due nomi che venivano dati al popolo di Israele, e dopo vedremo perché. Che egli sta facendo una speciale promessa alla gente. Essi devono essere il suo popolo, un regno di sacerdoti, Mamlechet, Joanim, e una nazione santa, Vgoi, Kadosh. Se il popolo di Israele ascolta la voce di Adonai e mantiene l'alleanza con lui, allora egli li abbraccerà come un suo tesoro speciale. In ebraico la parola usata è Segulah, che viene dalla parola Sagol che significa viola, è il colore della regalità. Nel Brit Kadashah, un nuovo patto, una nuova alleanza, tutti i credenti in Yeshua, Gesù, Amashiach, il Messia che deve venire, sono figli e figlie del re dei re, signore dei signori, quindi siamo tutti regnanti, re e sacerdoti per il Signore. Si legge infatti nel libro dell'Apocalisse al capitolo 1, versetto 6, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Il popolo di Israele accetta di osservare i comandamenti di Adonai e di ubbidirgli. Leggiamo nell'Esodo, capitolo eh, 19, versetto 8. E tutto il popolo rispose insieme e disse, noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto. Così Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Ricordiamo che in queste parole il popolo di Israele disse che avrebbe prima fatto, quindi sarebbe stato in azione, in obbedienza a ciò che Adonai stava dicendo, e poi avrebbe non solo fatto, ma avrebbe ascoltato tutto ciò che Adonai avrebbe detto quindi prima dichiarò che avrebbe fatto quindi avrebbe, si sarebbe mosso in azione pur non comprendendo ma poi avrebbe anche ascoltato la sua voce anche se non avesse capito cosa Adonai voleva perché comunque era un comandamento e il popolo di Israele ricevette in una maniera unica, bellissima, la Torah da Adonai. Quindi Mosè consacrò il popolo di Israele e li preparò ad incontrare Elohim per ricevere la legge sul monte Sinai. Questo era l'intero scopo dell'esodo dall'Egitto: che Israele ricevesse la Torah da parte di Adonai i comandamenti. Dio disse, io sarò con te e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Questa era la parola che Dio aveva dato a Mosè e che era, si era compiuta esattamente in questa parasha, nell'Esodo capitolo 3, versetto 12. C'è un posto speciale che Adonai ha per noi donne. E poiché il, nel verso 3 dell'Esodo al capitolo 19 si usano due termini, la casa di Giacobbe e i figli di Israele. I saggi ebrei credono questo sia il primo termine che si riferisce alle donne di Israele, casa di Giacobbe, mentre il secondo termine si riferisce ai figli di Israele, cioè agli uomini. Si ritiene che quando Adonai diede a Israele la Torah, disse a Mosè di avvicinarsi alle donne per prime ad essa. Il Midrash, che è appunto una serie di storie ebraiche, afferma che la redenzione messianica verrà attraverso il merito delle donne giuste di Israele. Ricordiamo anche le scritture della passata Parashah in cui si parlava del tempo dei giudici, di Deborah, che era madre in Israele, madre proprio perché madre spirituale di tanti figli in Israele. Tutte le generazioni sono redente in virtù delle più pie donne della loro generazione, si legge in Yalkut Shimoni, Ruth 606. Forse questo indica il ruolo di Miriam anche come madre di Yeshua, Gesù, che è stato profetizzato dal profeta Isaia, quando dice nel capitolo 7 al versetto 14: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Purtroppo, proprio questo eh, capitolo 7 di Isaia non viene letto durante le regolari letture di Shabbat, ma leggiamo della nascita del Messia nell'Aftara, nella parte profetica per questo Shabbat. Leggiamo infatti in Isaia capitolo 9, versetto 6. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, che viene anche detto la giustizia, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E anche i saggi ebrei credevano che le donne avrebbero prima ricevuto gli insegnamenti del Messia, mentre Gesù ha insegnato a molte donne, sappiamo dalla scrittura, che un'altra Miriam è diventata la prima testimone oculare della resurrezione di Yeshua dai morti, assegno assoluto della messianicità di Yeshua, Gesù, il Cristo, e della vittoria del peccato, sul peccato. Quando eh, infatti leggiamo in Marco capitolo 16, versetto 9: Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. In una cultura in cui eh, non si pensava che le donne Potessero essere testimoni credibili, questo è un evento straordinario che il Ruach Hakodesh, lo Spirito Santo, voleva che tutti noi conoscessimo. Vediamo come fu l'incontro con Adonai ai piedi della montagna. In piedi, ai piedi della montagna, il terzo giorno il popolo di Israele si incontrò con Adonai, mentre scendevano tuoni, lampi, nuvole spesse, il suono forte dello shofar, il corno di montone. Tutta la montagna era coperta di fumo, poiché Adonai venne con il fuoco, come era scritto in Deuteronomio 4, versetto 24, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Così egli si mostrò al popolo di Israele. Era uno spettacolo così terrificante che la gente tremava e diceva a Mosè: Perciò essi dissero a Mosè: Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo. Ma non ci parli, Dio, perché non abbiamo a morire. Si legge in Esodo capitolo 20, versetto 19. <coughs> non siamo mai venuti incontro ad una simile montagna di tenebre, di fuoco, rumore assordante e spaventoso, ma noi, credenti in Yeshua, siamo venuti al monte di Sion, alla città del Dio vivente e vedremo la Gerusalemme celeste, agli angeli, a Yeshua, lo rincontreremo un giorno. Siamo quindi entrando in un regno, il regno messianico che non può essere scosso, siamo entrando nella come si legge in Ebrei, capitolo 12, versetto 22 fino al versetto 24, ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente che è la Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti e a Yeshua Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele. Sangue che ha rotto quindi il peccato che fu compiuto da Adamo. Attraverso appunto la resurrezione di Gesù, la morte e resurrezione di Gesù, viene rotto e spezzato quel legame che era stato messo dal peccato di Adamo. Con l'uccisione uh, del fratello di Abele, Caino. Del, uh, scusi, del, di Abele da parte di Caino, quindi il sangue di Abele viene finalmente reso giustizia. Anche se siamo sotto la grazia del nuovo patto, della nuova alleanza in cui le leggi di Dio sono scritte sui nostri cuori, i comandamenti di Adonai sono scritti con il suo stesso dito. Su tavolette di pietra sono eterni e vari e veri per tutte le persone in tutte le alleanze. Mantenere quindi i suoi comandamenti è come dimostrare il nostro amore per lui e i suoi comandamenti forniscono una guida per una vita sana, felice, produttiva e armoniosa in relazione. Con Adonai e con le altre persone. Leggiamo infatti in Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 3. Questo infatti è l'amore di Dio che noi osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Proprio perché dicevamo che ogni comandamento che Adonai ci dà è pari a quello che noi possiamo sopportare. Gesù non ci ha liberati dal peccato, così che noi possiamo vivere vite senza legge. La parola di Dio avverte che anche che le nostre preghiere potrebbero non essere ascoltate se camminiamo nella sfacciata disobbedienza alle leggi di Dio. Infatti si legge in Proverbi capitolo 28 versetto 9: colui che distoglie l'orecchio dall'udire la legge, anche la sua preghiera è un abominio. Siamo quindi molto attenti ad essere obbedienti ai comandamenti di Adonai. La legge di Adonai protegge le nostre relazioni. La prima tavoletta infatti contiene i primi cinque dei dieci comandamenti che riguardano la nostra relazione personale con Adonai. La seconda serie dei cinque comandamenti riguarda invece i nostri rapporti con il prossimo. Ecco perché Yeshua ha detto che amare Adonai è Amare il nostro prossimo riassume tutti i comandamenti. Si legge in Matteo capitolo 22, versetti 37 fino al versetto 40. Il Dio di Israele quindi non è una forza impersonale, ma un Dio d'amore che diventa intimamente coinvolto negli affari dell'umanità per salvare, redimere e liberare. Questo è il Dio è degno del nostro amore e devozione e nessun altro lo è cos'è la gelosia e la fedeltà vediamo dal secondo comandamento che tutto ciò che mettiamo al primo posto nella nostra vita a parte da dio è idolatria dio è per sua stessa ammissione un dio geloso e la radice ebraica di canna che significa geloso, si intende per giusta indignazione di un ferito. Per ferito intendiamo non ferito fisicamente, ma ferito spiritualmente. Quando scegliamo un altro, che sia nostro marito, nostro figlio, nostra figlia, eh, nostra madre, nostro suocero, chiunque esso sia, stiamo peccando di idolatria. Facciamo idolatria. Quindi quando scegliamo un altro al di sopra di Adonai, Adonai è ferito, è ferito come un marito lo è con una moglie o la moglie con un marito sono essi feriti da un coniuge infedele. Oggi il mondo è pieno di idoli, abbiamo la ricchezza, la fama, il potere, la posizione, il denaro, il lavoro, le relazioni sessuali, la celebrità, lo sport, persino i rapporti. Quindi spesso facciamo di questi desideri personali la nostra priorità e tendendo a mettere la nostra fiducia in altre cose o persone per aiutarci a soddisfare quei desideri. Però solo Dio, solo Adonai è assolutamente degno di fiducia e i suoi desideri per noi sono puri, santi. La parola profetica di Adonai promette che un giorno il suo popolo non tollererà più alcuna idolatria nelle loro vite, ma verrà il giorno in cui il popolo di Israele dirà, si legge in Osea capitolo 14 versetto 8, e Efraim dirà, che ho più a che fare con gli idoli, io lo esaudirò. E mi prenderò cura di lui, dice Adonai. Io sono come un verdeggiante cipresso, il tuo frutto viene da me. Che è bellissimo questo verso. Possa questa essere quindi ed è quello che preghiamo ogni giorno: che questa possa essere la generazione che cerca il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe e che possiamo unirci nell'amore del Messia, Yeshua HaMashiach, adorando l'unico vero Dio nello spirito, il Ruach HaKodesh, vivo in ognuno di noi e nella verità. Shabbat Shalom a tutti. Shabbat Shalom and welcome to this week's Torah portion. This week's Torah portion is called Yitro or Jethro. Uh, so please read with us this Torah, uh, this portion of Torah that will be read in synagogues and in uh, kehilot around the world during this week's Shabbat and Saturday service. So in Yitro today we will read from the Torah portion in Exodus, chapter eighteen, verses one through chapter twenty, verse twenty-three. And for the Haftarah portion or the prophetic portion, uh, we will read uh, two parts of Isaiah. One is for the Ashkenazic. Uh, Jews they read from Isaiah chapter six verse one through chapter seven verse six, and also chapter nine verses five and six, and also for the Sephardic Jews they will read in Isaiah chapter six verses one through thirteen, and also for the Brit Hadashah, or the New Testament you may read on your own from the book of First John chapter five verses one through eleven and Matthew chapter five verses eight through twenty. Now Jethro, or Yitro, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. This is found in Exodus chapter eighteen, verse one. In last week's Torah study, God brought Israel out of Egypt and parted the Red Sea in order to save them from Pharaoh and the Egyptians. God provided for the needs of His people in the wilderness by raining down manna from heaven and bringing forth water from a rock. This week in Parashah Yitro, Moses' father in law comes from Midian along with Moses' wife and two sons to meet him at the Israelites' camp after hearing of all the great miracles that God had performed to deliver his people. In this one, we are also learning how Moses is going to learn how to delegate. So when Moses' father in law saw all that he did for the people, he said, What is this thing that you are doing for the people? Why do you sit alone? And all the people stand before you from morning until evening. This is found in Exodus chapter 18, verse 14. Yitro rejoiced with Moses over all that God had done for them. But the next day, when Yitro saw Moses spending long hours judging the people, he was concerned about the strain on Moses. Moses' father in law wisely advised him to appoint other men to occupy positions of leadership to help carry the burden, lest Moses wear himself out. We also must be careful not to allow our work no matter how demanding to occupy so much time so much of our time that our well-being and relationships suffer as a result. We also must find others to whom we can delegate some of our duties in order to give more balance to our lives. The word of God tells us which qualities to look for also in choosing potential leaders. People who are capable, God-fearing and honest in exodus 18.21, it says, moreover, you shall select from all the people able men, such as fear god, men of truth, hating covetousness, or covetousness, i'm sorry, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. i would like to add a note to this. in the part of, of where it says hating covetousness, we need to stay away from some people who are preaching, this prosperity gospel, people who are saying that we will be prosperous and rich in order to be believers. If you read in the Bible, it says in the New Testament that we must be ready to suffer for the cause of Jesus, and that also Jesus himself did not even have a place to rest his head. Life is not designed to be a quick sprint, it is a marathon. If we are to endure to the end, just as Jethro advised Moses, we must not overwork ourselves. Do not overwork to be rich because of your own understanding. Cease. Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings, they fly away like an eagle toward heaven. This is found in Proverbs chapter 23, verses 4 and 5. Thankfully, Moses listened to his father in law, which does reveal Moses' beautiful character trait of humility. We should be grateful and not defensive when God sends someone into our lives to give us necessary correction for our own good and the good of others. We also like to talk about the voice of the Lord and how to listen. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob and tell the children of Israel, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people for all the earth is mine. <coughs> Exodus chapter 9, 19, verses 3 and 5. In this parasha, the children of Israel camp opposite of Mount Sinai and Moses goes up the mountain to meet with God. On the mountain, the Lord instructs Moses to tell the house of Jacob and the children of Israel that he is making a special promise to the people. They are to be his own special nation. A kingdom of priests, or Mamlechet Kohanim, and a holy nation, BeGoye Kadosh. If the people of Israel listen to God's voice and keep covenant with Him, then God will embrace them as His special treasure. In Hebrew, the word used is Segula, which comes from the word Sagol, meaning purple, which is the color of royalty. In the Brit Chadashah, or the New Testament, New Covenant, all believers in Yeshua, or Jesus, are sons and daughters of the King of kings and the Lord of lords. Therefore, we are all royalty, kings and priests unto the Lord. He has made us to be a kingdom, priests to his God and Father. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. This is found in the book of Revelation, chapter 1, verse 6. The people of Israel agreed to keep God's commandments and to obey him. Then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. Exodus 19:8. Moses consecrates the people of Israel and prepares them to meet with God to receive the mount, the law at Mount Sinai. This was the whole purpose of the Exodus from Egypt, for Israel to receive God's Torah or instruction. When you will have brought the people out from Egypt, you shall serve God upon this mountain. This is found in Exodus chapter 3 verse 12. We also like to talk about the women and how there's a special place for them. Because verse 3 of Exodus 19 uses the two terms, the house of Jacob and the children of Israel, Jewish sages believe that the first term refers to the women of Israel and the second term to the men. It is believed that when God gave Israel the Torah, he told Moses to approach the women first. The Midrash, meaning stories, states that the messianic redemption will come through the merit of righteous women of Israel. All generations are redeemed by virtue of the pious women of their generation. This is found in Yelkut Shimone in Ruth six zero six. Perhaps this points to Miriam's role as the mother of Yeshua or Jesus, which is prophesied by in Isaiah. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 14. Sadly, chapter 7 of Isaiah is not read during the regular Shabbat readings, but we do read about Messiah's birth in the Haftarah or prophetic portion for this Shabbat. In Isaiah chapter 9 verse 6 it says, "To us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder." And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. <coughs> Jewish sages also believed that women would first receive the teachings of the Messiah. While Yeshua, or Jesus, taught many women, we know from Scripture that another Miriam came, became the first eyewitness to Yeshua's resurrection from the dead, the absolute sign of Yeshua's messiahship and victory over sin now after he had risen early on the first day of the week he first appeared to miriam of magdala from whom he had cast out seven demons this is found in mark chapter 16 verse 9 in a culture where women witnesses were not thought to possess credibility this is an extraordinary event that the ruach hakodesh or the holy spirit wanted us all to know now we can speak about meeting with god at the foot of the mountain Standing at the foot of the mountain on the third day, the people of Israel met with God. As he descended with thunder, lightning, thick clouds, and the loud sound of the shofar, or the ram's horn, the whole mountain was covered with smoke. Since God came with fire, as it is written, the Lord is a consuming fire, found in Deuteronomy chapter 4, verse 24. It was such a fearsome sight that the people trembled and told Moses, You speak with us, and we will listen. But don't let God speak with us, or we will die. This is found in Exodus chapter 20, verse 19. Thankfully, we have not come to such a mountain of darkness, fire, and deafening, fearful noise, but to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and the angels to Yeshua. We are therefore entering a kingdom that cannot be shaken. We are entering the city of the living God. Heavenly Jerusalem or Jerusalem to myriads of angels in festive assembly to a community of the firstborn whose names have been recorded in heaven to a judge who is God of everyone to spirits of righteous people who have been brought to the goal to the mediator of a new covenant Yeshua and to the sprinkled blood that speaks better things than the blood of Abel This is found in the book of Hebrews chapter 12 verses 20 through 24 even though we are under the grace of the new covenant, in which the laws of God are written on our hearts, the commands of God, written with His very own figure, finger on the tablets of stone, are eternal and true for all people in all covenants. And we need to remember this. Keeping His commandments is how we show our love for God. His commandments provide a guide for a healthy, happy, productive, and harmonious life in relationship with God and with other people. For this is love for God, to keep His commandments. And his commandments are not burdensome. This is found in 1 John chapter 5 verse three. Yeshua has not set us free from sin so that we can live lawless lives. The Word of God even warns that our prayers may not be heard if we are walking in blatant disobedience to God's laws. One who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination this is found in proverbs chapter 28 verse 9 the love of god guards our relationships the first tablet containing the first five of the ten commandments deals with our relationship to god the second set of five commandments deals with our relations with our neighbor that is why yeshua said that loving god and loving our neighbor sum up the commandments this is found in matthew chapter 22 verses 37 through 40 the god of israel is not an impersonable force or impersonal force i'm sorry but with a god of love who comes becomes intimately involved with the affairs of mankind to save rescue redeem and deliver this is the god who is worthy of our love and devotion and no one else jealousy and faithfulness we see from the second commandment that anything we place first in our lives other than god is idolatry God is by his own admission a jealous God. The Hebrew word of kanna means jealous, means just indignation of one injured. When we choose another over God, he is injured, as a husband or wife is injured by an unfaithful spouse. Today the world is filled with idols, wealth, fame, power, position, money, work, sexual relations, celebrities, sports, even relationships. We so often make these desires our priority, tending to put our trust and confidence in other things or people to help us meet those desires. However, only God is absolutely trustworthy, and his desires for us are pure and holy. God's prophetic word promises that one day his people will no longer tolerate any idolatry in their lives. But the day will come when the Lord shall say, What have I to do with idols? It is I who answer and look after you. This is found in the book of Hosea, chapter 14, verse 8. May this be the generation that seeks the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and may we become united in the love of Messiah, worshipping the one true God in spirit and in truth. Thank you for joining us today, and Shabbat Shalom. Now for the Aaronic blessing. Adesso la benedizione di Aaroni. Yesa Panavarecha, B'Yasim Shalom, Yeshua Hamashiach, Sarhash Shalom Shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace, Shalom. Che Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace, in nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il principe della pace. Shalom. Adonai! And keep you. May the Lord make His face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Shabbat shalom.